Festival dello scrittore, prosegue il nostro viaggio e incontriamo Gino Marchitelli. Ciao Gino, come va? Bene, bene, grazie dell'invito. Tanti saluti a te e a chi ci ascolta. Allora, dobbiamo dire che va bene perché tanto non possiamo dire altrimenti in questo periodo. E diciamo che la letteratura, leggere, lo scrivere ci aiuta forse a superare un po' questa pandemia, almeno dal punto di vista morale, se non culturale, insomma. Ma diciamo che chi ha una storia, diciamo di impegno trasversale negli anni 70, 80, in qualche modo successivi, seppure in maniera diversa, attraverso questa fase difficile con la letteratura, sicuramente riusciamo ancora a dire delle cose, ma penso anche che aiuta chi ha quella storia lì a essere più resistente oggi. Vero, è un Andiamo rafforzativo. in zona rossa, andiamo in zona rossa non come la intendo io, però almeno resistiamo. Sì, una zona rossa una volta poteva essere un aspetto gradevole, oggi diventa un segnale. Come si ribaltano proprio tutti gli aggettivi, tutti i condizionamenti, no? Oggi essere positivo è controproducente, perché oggi bisogna essere negativi, quindi Ah certo, è vero. si ribaltano tutti i concetti. Dicevo fuori onda, ma te lo confermo, sei una macchina da guerra perché tu scrivi, ti piace scrivere, ma riesci a scrivere, come dire, con costanza e con consistenza, che secondo me è importante perché si scrive per se stessi e per gli altri, si condivide. Quindi la condivisione c'è, esiste quando il lettore e lo scrittore si incrociano. Sì, io devo dire che ancora oggi sono sempre più sorpreso di questa cosa che mi è capitata. Probabilmente era una roba nascosta dovuta anche alla frustrazione di quello che mi è successo quando ho perso il lavoro nell'ENI tanti anni fa. Era lì ferma da qualche parte la voglia di raccontare un po' la storia e la vita e da un'osservazione più popolare, più collettiva, più solidale. E ho avuto questa occasione e devo dire effettivamente che la cosa mi fa piacere, i lettori aumentano costantemente, l'ultimo libro ha avuto fino adesso un riscontro davvero enorme per i tempi che stiamo vivendo, pur essendo in questo caso un autoprodotto, quindi bene così. Senti, tra l'altro tu hai molta attenzione e diventa protagonista nei tuoi libri spesso la locazione, no? Dove avviene la vicenda, dove si narra, che è fondamentale perché c'è chi narrava all'inizio dello scorso secolo e narrava posti senza mai averli visti, oggi ormai da tempo ritrovare i luoghi che fanno parte di un libro aiuta ad approfondire ancora di più la scrittura. Sì, diciamo che soprattutto quello che vedo io e scopro io, e mi viene confermato da quello che accade in giro, è che la letteratura di genere noir, che in questo momento, no, chiamiamolo thriller giallo, ma sotto la dicitura noir è un po' più ampio, soprattutto quello di impegno sociale localizzato, sono un po' di anni che riscontra un interesse importante da parte del pubblico. E la collocazione, quindi il raccontare i posti che conosci bene, hanno un impatto anche emotivo forte, sia per le persone che lo leggono e che abitano quei luoghi, ma anche chi non li abita, perché scrivendo dei Certo. noir spiegati molto bene nelle ambientazioni, fa in modo che, non so, un lettore di Bologna scopra il quartiere di Milano Lambrate in maniera molto più approfondita e magari gli scatta anche la curiosità di venire a Lambrate a vedere che fine ha fatto l'Innocenti. Altro aspetto molto importante è la storia, cioè che non è la storia del libro, ma la storia, le sfaccettature della storia che sfiorano i tuoi libri, come nell'ultimo Panico a Milano, cioè dove si narra di un fatto storico esistente, cioè vuol dire, perché forse la storia che ci hanno raccontato, anche dal punto di vista didattico, negli ultimi anni, mi dispiace per le nuove generazioni, noi l'abbiamo vissuta per certi aspetti o l'abbiamo sentita nei racconti dei nostri nonni. Noi da nonni non riusciamo a dire le stesse cose perché
la storia viene un po' nascosta, viene un po' dimenticata. Invece credo che debba sempre rimanere presente. Quindi quando in un libro un fatto storico viene riportato e viene identificato, secondo me è un valore aggiunto. Sì, questo lo penso anch'io. Tra l'altro, avendo e vivendo noi, e soprattutto le povere nuove generazioni, per certi versi, una fase in cui gli tagliano il cordone ombelicale con la tradizione, con la storia del nostro paese, ma questo non è un dato, come si dice, involontario, è un dato volontario, perché noi ci ricordiamo che un po' di tempo fa una ministra, che oggi è vicepresidente della regione Lombardia, eliminò dalla sera alla mattina lo studio della geografia, ridusse lo studio della storia e tolse anche l'educazione civica. Perché? Perché quando tu tocchi la storia e tocchi la geografia, praticamente a un ragazzo o una ragazza che sta crescendo gli togli dei riferimenti, dei Essenziale. punti di riferimento essenziali. Quindi quando attraverso, in questo caso, la letteratura di genere noir, riesci a collegare la fantasia di una storia inventata nei tempi d'oggi con alcuni collegamenti con le storie vissute, nel mio caso poco conosciute, che scopro e poi ritiro fuori attraverso questo sistema, riesci a dare un messaggio che purtroppo arriva ancora a una fascia d'età sempre medio-alta, perché i giovani leggono poco. Però ho notato che quando leggono, quando i ragazzi leggono e hanno una certa sensibilità che c'è, ma è soverchiata da come stiamo vivendo, e quando lo leggono veramente si stupiscono e riesci a fare quel lavoro che dicevi tu, a passare qualcosa. Certo, non siamo più come una volta, quando nei quartieri andavi nel bar, nelle arci, nei circoli, nei centri sociali occupati di un certo tipo, no? E quindi c'era una trasmissione. Questa trasmissione è fallata in questo momento. Però attraverso i libri si possono fare delle operazioni. È chiaro che sono parziali, minimali, però si possono fare. Altro aspetto estremamente positivo è raccontare attraverso personaggi seriali. È quel valore aggiunto che permette al lettore di affezionarsi, perché noi ci affezioniamo alle persone, abbiamo bisogno di opinion leader, abbiamo bisogno di riferimenti, che siano più o meno importanti, però abbiamo bisogno di riferimenti, di certezze. Quindi la serialità di un personaggio aiuta, secondo me, ad aprire un rapporto col lettore, non per fidelizzarlo dal punto di vista commerciale, ma per esaltare un linguaggio, un concetto che ovviamente uno non scrive un'enciclopedia, scrive un libro. Quindi seguire questa traccia aiuta al lettore ad aprire un pochino più la mente su alcuni aspetti. Sì, anche perché diciamo si crea quando il personaggio è seriale uno scambio doppio tra il lettore e lo scrittore. Io scrivendo un libro, chiunque scrivendo un libro, non riesce a rendere esaustiva la figura dei personaggi del libro. Cioè puoi andare fino in fondo quanto vuoi, ma non è mai esaustiva perché mancano anche tanti aspetti della vita quotidiana, no? Della vita da persona. Dei personaggi che in un libro solo è abbastanza difficile inserire, a meno che non sei un grandissimo scrittore che fa un libro da 1000 pagine, qualcuno lo legge, ma riesce anche a spiegare. Mentre con la serialità tu crei uno scambio anche di identificazione del lettore con la storia, la vita, le amicizie, le conoscenze, i sentimenti e i pensieri dei personaggi. Ed ecco perché la serialità, quando è fatta bene, riesce a mantenere un rapporto costante e forte con i lettori e poi vediamo i risultati, no? Da Montalbano in TV a Lolita Lobosco dell'amica Gabriella Genisi, anche se lo sceneggiatore e il regista hanno completamente cambiato la storia della famiglia e della vita di Lolita Lobosco, no? Adattare alla L'hanno parte più. adattato al pubblico, allo share, l'hanno adattato allo share. Oppure quello fatto bene di Ricciardi, commissario Ricciardi, e quindi di De Giovanni, no? Però Quello ecco, di vediamo. è un pochino più facile identificarlo, infatti.
Secondo me, sì, quello senz'altro. Secondo me questo rapporto di scambio con il lettore è legato anche al fatto che lui si aspetta di capire cosa succederà ai personaggi, no? L'amore andrà in porto, arriverà un figlio, non ci sarà un lutto, quale sarà la prossima indagine nella quale finirà dentro, e quindi la serialità. Non lo so quanto può durare, però Montalbano è durato una vita, Certo. no? Con Camilleri. Però vedo che se la serialità è fatta in modo intrigante, i risultati ci sono perché i lettori si affezionano e soprattutto si affezionano poi di riflesso anche allo scrittore. Certo. Di riflesso. Per lo scrittore la serialità diventa un'arma a doppio taglio, cioè nel senso che è bella, come diceva, per il lettore. Però può diventare castrante per lo scrittore, perché alla fine si rischia di essere o ripetitivi, di non essere esaustivi, di non essere, come dire, interessanti nel proseguire questa narrazione. Quindi cambiare i personaggi, cambiare la serialità con vari personaggi. Nel caso qui abbiamo un professore, Moreno Palermo, che è la sua terza indagine. Quindi vuol dire cambiare, è necessario, credo. E stimolante sia per chi scrive che per chi legge, perché sennò si rischia appunto di identificarsi troppo nel personaggio e di perdere magari quelle sfumature che lo scrittore ha la capacità invece di raccontare. Sì, questo poi condivido quello che hai detto te, non so come funziona per gli altri, però per me è abbastanza automatico portare avanti una serialità e allo stesso tempo aprirne un'altra, no? Perché per esempio Moreno Palermo mi è venuto fuori come idea nella sesta indagine del commissario Lorenzi, e da lì Esatto. ha preso un suo percorso, no? Che è un percorso poi oggettivamente differente, perché quello che può fare un professore universitario non c'entra niente con quello che può fare effettivamente un commissario di polizia, no? E così come adesso, vabbè, te non lo sai, c'è un'altra protagonista che si chiama Lidia, che però sono lavori più politici, sono iniziati con il barbiere Zoppo. 1969, una ragazza alla scoperta della Resistenza, è proseguito con Milano tra utopia e rivoluzione, avrà un altro episodio. Però, per esempio, adesso voglio raccontare delle storie di criminalità molto strana accadute nei dintorni del paese dove c'è la casa di mia madre, vicino a Ostuni, in Puglia, Carovigno. E Carovigno, come conosco. faccio? Ecco, come faccio a far andare a Carovigno, Palermo o il commissario Lorenzi? Non posso. E quindi lì nascerà un altro personaggio che Proprio perché. partirà da una storia vera che è accaduta a Milano, tra la polizia ferroviaria della stazione di Lambrate, con tre poliziotti delinquenti, arrestati, processati e condannati, e mi è venuta l'idea per poi ripiombare in Salento, via, nell'Alto Salento brindisino. Assolutamente. Parliamo di Moreno Palermo, che è un professore universitario, quindi una persona che ha una innata curiosità, un'innata voglia di conoscere, di conoscenza. Quindi la sua è un'indagine, tra virgolette, che forse è improprio dire indagine, perché è più un approfondimento di una. Arrivare a conoscere la verità, no? Che è un po' quello che tutti vorremmo, spesso però abbandoniamo. Quindi è encomiabile quando una persona invece come questo professore prosegue, ci crede, insiste. Sì, ecco, Palermo ha questa caratteristica, un po' dovuta al ruolo, no? Perché se uno è un professore di storia della Seconda Guerra Mondiale, intanto vuol dire che ha lavorato tanto su quegli aspetti lì e conosce tante cose. E siccome della Seconda Guerra Mondiale i segreti, le mancanze, la non verità è ancora ampia oggi, no? Quindi ci sta bene un professore che insegna all'università la seconda guerra mondiale, quindi gli aspetti del conflitto e del fascismo, e allo stesso tempo è sempre in movimento, no? Perché quando sente parlare di qualcosa che non si è saputo, gli è sfuggito, oppure qualche episodio che viene fuori all'improvviso dai ricordi delle persone, Certo. lui riesce a ritrovarsi come un pesce nell'acqua, no? Quindi si muove
liberamente. E infatti Palermo si trova dentro, a parte il secondo libro, L'Assenza, si trova dentro sempre in storie che hanno un collegamento con la storia, con la S maiuscola, che è quella del nostro paese, della liberazione, dell'acquisizione della democrazia, libertà e la Costituzione. Quindi è un personaggio molto, secondo me, molto interessante. E poi è più libero, no? Perché non Magari, essendo un poliziotto. tra l'altro, mi sembra anche un, come dire, più attuale, no? Perché lui affronta quelle tematiche che ci sono state anche un po' nascoste, cioè didatticamente sono state considerate scontate, invece, secondo me, avevano bisogno di un approfondimento, di un'onda un pochino più lunga come valutazione. Quindi è giusto, è bella l'idea di un professore che proprio per indole, quindi per dottrina approfondisce, e questo porta in superficie delle situazioni che non abbiamo ancora imparato a conoscere al 100%. Diciamo che rappresenta l'alter ego di figure importanti che noi abbiamo conosciuto nella nostra giovinezza, sia te che io, che sono i famosi giornalisti d'inchiesta. Perché Vero. l'Italia era piena di giornalisti d'inchiesta che sono andati fino in fondo su tante storie, oggi ce n'è ancora qualcuno, ma sono fagocitati e spesso messi al muro dai media. E questo giornalismo d'inchiesta un po' è andato scomparendo e diciamo che il professor Palermo, nel ricercare collegamenti con storie accadute, cioè per certi versi fa inchieste d'attualità, inchieste, come si può dire, molto approfondite, senza timori, no? Che è quello che era il giornalismo d'inchiesta di una volta che ha svelato Certo. molte verità, e molti giornalisti sono stati anche uccisi, no? Su Certo. queste storie. Infatti, una volta questo accadeva, credo che oggi. Allora, per assurdo vado dietro al tuo discorso che apprezzo molto. Credo che la rete, il mio lavoro, quindi per l'amor di Dio, però nessuno sputa nel piatto in cui mangia, però la rete che oggi concede questa pseudo libertà, pseudo democrazia, poi alla fine abbia mortificato chi invece allora faceva delle inchieste. Cioè oggi siamo tutti protagonisti di una trasmissione come Quarto Grado, siamo tutti protagonisti di una realtà che ci viene omaggiata all'ora di cena, però chi lo fa di professione ha oggi forse anche un pochino più di difficoltà. Una volta veniva ucciso, ma oggi proprio forse non viene neanche creduto. Beh, guarda, io conosco bene chi lavora a Quarto Grado, perché è un'altra scrittrice molto importante e anche schierata politicamente, che è la Rosa Teruzzi. Rustica, la grandissima scrittrice, tra l'altro. Esatto, che è una grande amica, viene sempre ai festival che organizzo, facciamo un sacco di robe insieme. All'ultimo festival Maggin Giallo l'ha presentata addirittura mia figlia Marta come esordiente al festival. E Rosa, quando siamo tranquilli, mi racconta delle grandi difficoltà che ci Certo. sono dietro a una trasmissione di quel tipo. Per non parlare degli orari, cioè Certo. orario di lavoro n'existe pas, no? Hai capito? Cioè, come sentivo dire recentemente che qualcuno aveva proposto di Confindustria che è ora di superare le 160 ore e cominciare ad andare alle 160 ore settimanali, no? Cioè, capito? O quello che accade a Mondo Convenienza, dove li fanno lavorare il doppio dell'orario, ma li pagano sempre per la metà. Ma dai, Vero. bisogna ribellarsi. Oggi lo facciamo attraverso i libri, vediamo poi, eh. Sì. Beh, oddio, i giovani dovrebbero essere un po' ribelli per natura, eh. Ci auguriamo che, più che per noi, per loro, insomma, che lo siano un pochino ribelli. Infatti, noi ci arrangeremo, insomma, in qualche modo abbiamo fatto di necessità virtù, ci siamo inventati il mestiere, insomma. Quindi fa piacere che hai citato Rosa, perché veramente il lavoro che fa lei è bellissimo, quindi. Ed è proprio questa la difficoltà, il capire, scindere le cose fra chi lo fa con competenza e chi invece è purtroppo tramite la rete diventa un improvvisato, diventa un cronista,
nell'ultimo minuto, insomma, invece ogni mestiere, soprattutto alcune professioni, hanno bisogno di valori e di spessore, insomma. Eh beh, il giornalismo si fa consumando le scarpe, non andando su internet e prendendo le robe dalla rete. Sì. Il problema purtroppo è che siamo in questa seconda fase. Senti, io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata, è sempre un piacere dialogare con te. E sono felice di questa tua scelta di proseguire con questo Moreno Palermo e di questo asse che hai citato prima, Rosa, che anche lei è, come dire, innamorata del suo territorio, del suo lago. E tu che sei anche tu contestualizzato nel tuo territorio e che tu possa invece attraverso i personaggi arrivare in un'area, quella di Carovigno, che è una zona di confine di tante verità e di tante realtà, è una zona che conosco, quindi il Brindisino rispetto al Salento, rispetto ad altre zone, insomma, ha una sua forte identità, un suo forte richiamo. Beh, pensa che, ti rubo solo 30 secondi, cioè pensa che Carovigno, vabbè, io chiaramente mia madre era di lì, mia nonna di lì, mia nonna donna eccezionale, cioè io ho scoperto che lì c'è stato un campo di prigionia di soldati sudafricani di colore, mandati lì per scavare le fosse per mettere gli ulivi che importavano dall'Albania i grandi produttori terrieri, i principi identici di Frasso, fascistoni di primo grado, e che usavano i soldati sudafricani di colore perché la terra lì è piena di sassi e per fare i buchi non si riesce. Per cui loro dovevano mettere le mine e poi se saltava anche il soldato, il prigioniero, quindi venivano utilizzati come schiavi. Oh, nel paese non lo sa nessuno. Cioè, l'ho scoperto io, il campo di prigioniera dietro, tu conosci i posti, dietro Torre Guaceto. Un posto. Attaccato a Torre Guaceto c'era il campo di prigionia. Ho trovato dov'era, ho trovato la storia, ho trovato un po' di robe e tutti mi guardano con gli occhi spalancati, dicono: sto milanese è venuto qui, scopre delle robe. Diciamo che il professor Palermo fa questo, fa queste cose. Beh, secondo me ogni tanto tu un caffè con il professor Palermo lo vai a, quando non sei in zona rossa, lo vai a bere volentieri, insomma. Mi piacerebbe conoscere un personaggio così, sarebbe interessante. Grazie Gino, grazie di questa bella chiacchierata. Invitiamo i nostri amici a proseguire, per chi l'avete già fatto sulla traccia di Gino Marchitelli, ma di vedere ora che cosa ha da raccontare questo professor Palermo. E poi siamo curiosi di capire che cosa succederà in futuro a Carovigno, insomma, perché una storia dentro una storia c'è sempre qualcosa da scoprire. Buona lettura a tutti e un grande abbraccio a Gino. Grazie, ci vediamo presto, speriamo. Speriamo, Ciao, grazie. ciao, 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 ciao a tutti.